Allora, senti che bello. Allora, adesso non pensiamo a questa cifra fantastica, 180.000 euro, pensiamo alle parole. Marti, quando tu mi dici, io comincio. Andiamo. Andiamo. Profondo. Secondo. Secondo. Ghigliottina. Parte da campionessa. Adesso atto. Tempo. Atto. Ghigliottina. Secondo tempo. Adesso film. Palcoscenico. Film. Ghigliottina. Mica mi vuoi mollare, oh? Già t'avevo visto. Io che fa? La campionessa. Allora, secondo tempo film. Tema. Fama. Tema. Ghigliottina. Bene. Di fronte. Oppure bifronte. Di fronte. Di Domodossola. Di fronte. Sì. Di fronte. Di fronte, ghigliottina. Wow, si gioca per 90.000 euro. Secondo, tempo, film, tema, di fronte. Un minuto da adesso, Marti, buona fortuna. Allora, a casa su Twitter, in rete, per telefono, chat, WhatsApp, potete ancora giocare, ci mancherebbe altro, ci fa piacere, è il regalo più bello a quest'ora. Secondo tempo, film, tema, di fronte. Perché mi guardi così, Marti? Perché ci ho avuto un attimo una dicotomia in testa tra due parole, poi ho capito che una in realtà non si legava, perché una si legava con due, l'altra pure, poi una delle due invece si legava solo con una perché avevo preso una strada sbagliata. Adesso quindi, è chiaro. È vero? L'ha spiegato benissimo. Sì, grazie. Sì, sì, sì. Adesso io mi vado a riprendere, libero la parola sì. Che vale 90.000 euro perché da vera campionessa ha dimezzato solo una volta, si partiva da 180.000 euro, una cifra pazzesca. Allora, 90.000 euro. Allora. Ecco. All'inizio mi è venuta in mente finestra. Finestra. Poi mi è venuta in mente festa, perché finestra mi si collega con la finestra di fronte, che è un film. Pensa che irriconoscibile, cattivissimo, proprio agli antipodi della mia vita vera, sono nel film all'inizio. Pensate. Figurate, io collaborazionista durante la seconda guerra, spia, lascia perdere. Già mai. È proprio l'attore, mai infatti sia. Quando uno recita esatto. Proprio la cosa opposta a se stesso. E poi finestra di tempo. Certo. Sul resto stendo un velo pietoso. Sì. Poi invece con festa, mi veniva festa a tema,
è la festa del film, però non è la festa del film, è la festa del cinema. E quindi io sono tornata su Finestra. C'è la festa di fine film, ecco, di fine lavorazione c'è la festa. Fine produzione, sì. Sì. Niente, alla fine ho scritto Finestra perché tu lo sai che a me mi piace giocare a questo gioco, vincere è stato un tentativo, dai. E quindi hai scritto... Sì, Finestra. Finestra. Senti, secondo, tempo, film, tema, di fronte... imbarazzo, perché alle volte quello rischiamo di non sapere, per l'imbarazzo che abbiamo, perché se c'hai poco e quello è e ti piace pure molto, alle volte per noia, ma la scelta, ammazza ragazzi, ma quanto sei veloce, neanche Tex Willer, l'imbarazzo della scelta, ci voleva andare. Tornare qua o venire qua è una scelta e noi non vi ringrazieremo mai abbastanza. La scelta di mettere Rai 1, e grazie con tutto il cuore, la scelta di sostenere la ricerca 4-5-5-10 sostenendo Telethon, e la scelta di tempo è tutto nel calcio, nello sport, nella vita, a teatro, quando dici abbattuta è tutto là, può anche non far ridere, ma diventa, se la scelta di tempo è giusta è quella battuta, anche la scelta di tempo e ti ritiri, l'ultimo inchino, dici grazie, arrivederci, è stato bello, e non farti dire ammazza quanto sei invecchiato, quei capelli grigi, pensiamoci. Poi scelta di un film fuori dal cinema, entriamo alla sala 1, alla sala 2, no che tardi, così, o anche a casa sul divano, che poi c'è talmente tanta scelta che ti addormenti, esatto, dopo che l'hai scelto, due ore, guarda non lì, scegli guarda mai niente da addormenti prima, ma, eh? Non scegli mai niente da addormenti prima, bravo, ma soprattutto certo, ricordandovi che la vostra scelta è Rai 1, sto scherzando, oddio, insomma, ecco, fatelo per noi, per le nostre famiglie. Il tema a scuola, la che tema hai scelto? Tema. La scelta del tema, magari alla maturità. Certo. Trovarsi di fronte alla scelta, la vita è tutta una questione di scelte. Oh, ma sicuramente a casa dicono i nostri amici e amici, dice si è dimenticato secondo, no, me lo so tenuto per ultimo. In trattoria, quelle belle trattorie che ti dicono il prezzo e poi dico, compreso c'è in seconda scelta, che te, seconda scelta, c'è in seconda scelta. Sì, le trattorie belle della volta.